Benvenuto al programma di oggi. Andando in montagna, ti sarai già chiesto scherzosamente: ma qui ci sono più salite che discese? Con la pratica regolare della meditazione avviene un po' la stessa cosa. Dopo tanti anni di meditazione regolare, pur non essendo illuminato, ho potuto comunque raccogliere molteplici esperienze di apertura e di chiusura. Nella mia interpretazione attuale, ogni esperienza di espansione prepara il terreno per la prossima lezione, il prossimo insegnamento, mediante una contrazione. In questo percorso, quello che ti fa cadere è la stessa cosa mediante la quale puoi risalire. Possiamo fare esperienze di grande devozione e poco dopo, per motivi inspiegabili, sentirci nuovamente completamente estraniati. Questo alternarsi di aperture e chiusure, di contrazioni ed espansioni, di devozione e di separazione, fanno proprio parte del processo di crescita. Quando viviamo una consapevolezza espansa di apertura, ci viene da pensare abitualmente che questo oramai sarà il nostro abituale stato di consapevolezza. Quando poi arriva lo stato di chiusura e contrazione, rimaniamo quasi sorpresi. Quando questo ci capita, risulta quasi sempre inutile ricercare mentalmente la causa. Quando questa chiusura arriva, la mente ci aiuta poco. Il mio consiglio in questa situazione è di cantare. È probabilmente la maniera migliore per far fluire l'energia nuovamente nella direzione giusta. In queste meditazioni brevi non abbiamo praticato il canto di mantra, semplicemente per il fatto che questi programmi di meditazione dovevano rimanere brevi. Il canto è uno strumento meraviglioso per aprire il cuore. Propongo per questo di fare oggi insieme un canto di mantra. Quando ancora lavoravo, avevamo tutte le mattine un canto di mantra insieme. Ho scelto una di queste registrazioni dove abbiamo cantato insieme il mantra Om Namah Shivaya. In questa registrazione c'era mia figlia Sibilla al tamburo. È un bel ricordo. Chiudi gli occhi e canta insieme a noi il mantra Om Namah Shivaya. Ti auguro un bel canto. Dopo il canto faremo la meditazione insieme. Om Namah Shivaya.
Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa assaporare sempre più la natura del tuo essere sacro e perfetto. Ti auguro che nella tua vita tu possa essere felice senza alcuna ragione, ma che tu abbia anche sempre qualcuno a cui voler bene. Ti auguro che tu possa scoprire sempre più le esperienze del canto. Ora meditiamo insieme. Chiudi gli occhi. Controlla la tua posizione. Mantieni una posizione eretta ma rilassata. Considera che ovunque vada la tua mente, sia dentro che fuori, non c'è null'altro al di fuori di questa presenza di consapevolezza. Qualsiasi stato mentale tu ti possa trovare, non c'è null'altro che pura consapevolezza che permea tutto, qualsiasi cosa, anche il tuo respiro. Mantieni ora l'attenzione sul respiro, come l'aria entra e come l'aria esce, come l'aria entra e come l'aria esce, mantenendo la tua attenzione ancorata al respiro, collegati anche al più lieve profumo di gioia interiore. Usa proprio questo tuo respiro per collegarti. Riconosci che questa gioia interiore è uguale alla divina sorgente. Osserva come percepisci questa gioia interiore all'interno del tuo corpo. Mantieni la percezione di questo spazio del tuo corpo quando entri in meditazione. Ti auguro una buona meditazione.